Jonathan Demme lo ha celebrato con un film. La sua musica varca confini geografici e non. Enzo Avitabile, ospite di Musicultura e dell'Università di Macerata. Il 6 febbraio è stata una giornata ricca di appuntamenti che ha visto la collaborazione fra l'Università di Macerata e Musicultura. Il protagonista è Enzo Avitabile, noto cantante, compositore e pluristrumentista. La mattina, infatti, presso il Cinema Excelsior di Macerata, è stato proiettato il film documentario Enzo Avitabile Music Life, film girato dal premio Oscar Jonathan Demme. Alle 17, invece, l'artista ha regalato agli studenti e al pubblico presente nelle aule dell'Università di Macerata una lezione intitolata La musica e la salvezza del mondo in un solo express, organizzata dalla Scuola di Pedagogia e Comunicazione Multimediale. Io ho collaborato con tutto il mondo, ho collaborato prima con i miei fratelli, allora innanzitutto ho collaborato con quelli che non ci sono, quindi Pergolesi, Cimarosa, Paisiello, Durante, Scarlatti, non vorrei dimenticare quelli con cui non ho suonato ma che comunque ho collaborato ascoltandoli, il maestro Accardo, Riccardo Muti e poi chiaramente con quelli della mia generazione. Poi ho collaborato da James Brown, Tina Turner, Africa Bambaataa, Rich Evans, Rettin Crawford, José Feliciano, tutti. Io ho il karma dell'incontro, quindi non potevo non incontrare i miei fratelli. Quindi se per scuola napoletana si intende questo, va bene, altrimenti è un altro tipo di chiusura. Lei ha lasciato tracce profonde nella musica di Pino Daniele, con cui ha collaborato ad alcuni dischi. Secondo il suo ricordo, cosa vi univa così profondamente? Io non credo di aver lasciato tracce fondamentali, perché Pino non credo che aveva bisogno di tracce altrui. Ho lasciato nella nostra vita una connessione che è fatta di anima, che è fatta di corpo, di suono, di militanza culturale e chiaramente anche di un messaggio semplice, che è quello di credere nei sogni e nelle probabilità. Con un consiglio, un augurio agli studenti di UNIMC? L'augurio innanzitutto di buona salute, che è la cosa fondamentale, e di una buona salute che non è solo quella del corpo ma anche dell'anima. E poi anche un augurio, quello di utilizzare, diciamo, come direbbero gli induisti, molto il cuore spirituale, il terzo occhio, questa sorta di unità tra il pensiero e il sentire e il sentire e il pensiero. Il pensiero che diventa sentire o che lo è naturalmente, il sentire che diventa pensiero o che lo è naturalmente. La sera poi il noto artista è salito sul palco delle audizioni live di Musicultura, regalando un po' della sua musica alla platea del pubblico al Teatro Filarmonica. Attenta. Vivono sotto terra Bucaresta, li fanno una colla rinde busta, bagatati invece ancora un coppe mura, stanno azzeccati a schizzare occhi dei guagliuni, nini in de pavella tutta rapazzata, stelle sgravigliate luna m'ha pucciata.